L'emergenza Covid tocca anche il mondo dello sport, le attività sportive sono sospese oramai da un mese, quindi anche i campionati di calcio. Ci sono state delle federazioni che hanno anche decretato la fine della stagione che non viene portata a termine. C'è invece ancora uno spiraglio per quanto riguarda i campionati di calcio, di Serie A e di Serie B. Ecco, proviamo a fare il punto della situazione con questa finestra. Andiamo da Paolo Renzetti che è con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Sarà l'opportunità per fare gli auguri ai tifosi, agli sportivi, ma anche appunto per capire quelli che sono gli scenari che ci si paventano davanti. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Andrea, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Questo collegamento, come sempre, in diretta nel corso del TG delle 14. Oggi lo dedichiamo al Pescara, allo sport in generale. Io ringrazio e saluto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Grazie presidente. Grazie Grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro, nella giornata della vigilia di Pasqua, una Pasqua particolare, ma pur sempre la vigilia di una festività. E dunque, davvero grazie, per aver accolto il nostro invito. Presidente, allora. Calcio è fermo da oltre un mese, domani ci sarà questa Pasqua che speriamo possa portare speranza a tutti gli sportivi tifosi per l'eventuale prosieguo, ripresa di questa stagione, ma ci sono ancora tanti dubbi, tanti problemi. Ma sì, sicuramente ci sono tanti dubbi, ma tanti dubbi sono solamente sul fatto sanitario, perché è evidente che la prima cosa è la sicurezza per tutti e anche per i lavoratori, come in questo caso i lavoratori del calcio. Quindi nel momento in cui qualcuno ci dirà che possiamo ricominciare con le dovute precauzioni, sicuramente a porte chiuse, e tutto quello che si dovrà fare per mettere in sicurezza quelli che lavoreranno, se ci sarà la possibilità, noi abbiamo intenzione di riniziare, non fosse altro perché questo è uno sport che va anche molto sul sociale, ci sono comunque degli aspetti economici da salvaguardare, quindi se possibile, ripeto, sempre al primo posto l'aspetto sanitario, se sarà possibile ricominceremo. La priorità, ovviamente, come diceva lei, Presidente, è quello della salute pubblica di tutti i giocatori, di tutti i tifosi. Se non si dovesse invece riprendere questo campionato, le società rischierebbero di perdere parecchi, parecchi soldi. Parliamo di soldi derivanti da incassi, contributi, diritti televisivi. C'è anche questo aspetto, questo rovescio della medaglia. Sì, però io credo che poi, siccome il calcio è sempre visto come un aspetto ludico e soprattutto un mondo dorato, e non è così per tutti, e lo sappiamo, io credo che essendo il calcio una delle aziende più importanti che c'è nel nostro paese, se dovesse succedere questo, vada aiutato anche nei tavoli che contano, quindi quelle del governo, perché l'azienda calcio produce introiti importanti per il nostro paese. Quindi sicuramente non sarà un qualcosa che rimarrà in secondo piano. Però noi, se possiamo, cerchiamo di evitare di creare altri danni al paese facendo la nostra parte fino in fondo, ma tutti quanti insieme, cercheremo di pesare il meno possibile su quelle che sono le emergenze del paese. Però è evidente che se così non dovesse essere, anche il calcio avrà i suoi danni, come ce l'avranno, come ce l'avrà l'economia in generale, perché non ci dimentichiamo che dietro le società di calcio ci sono imprenditori che hanno aziende loro e che stanno soffrendo come tutte le aziende, e quindi sicuramente non avranno né modo né spazio per investire oggi nel calcio, cercando di salvaguardare invece i posti di lavoro delle loro aziende e cercando di salvaguardare anche quei dipendenti che sono meno fortunati dei calciatori. Presidente, prima di coinvolgere anche da studio Andrea Costantini, l'orientamento delle ultime ore è quello di far ripartire gli allenamenti intorno al 4 maggio. Ad oggi, secondo lei, c'è questa possibilità di far tornare ad allenare, i giocatori per quella data? Ma la federazione ha istituito un comitato medico-scientifico per studiare appunto questa cosa. Quindi loro ci dovranno dare le direttive e chiaramente bisognerà capire anche chi potrà seguire queste direttive e chi no, perché non siamo tutti club attrezzati per poter tenere
40 persone tra giocatori e staff chiusi in una struttura, isolati, fare tutto quello che bisognerà fare. Quindi bisognerà capire anche come e soprattutto quale sarà la ricaduta economica anche di questo, quindi aspettiamo che ci dicano qualcosa di più importante, di più preciso, e poi ognuno prenderà le sue decisioni. Andrea, il Presidente ci ascolta, se c'è qualche contributo dallo studio siamo a disposizione. Certo, visto che le entrate in questo momento scarseggiano perché non c'è il ticketing, non ci sono i diritti televisivi, si parla molto della contrattazione tra le società e i calciatori per venirsi incontro, no? Per il pagamento degli stipendi, perché poi i contratti sono ancora efficaci. Presidente, state muovendo i primi passi proprio per sentire i calciatori che a un primo sguardo, da quello che abbiamo potuto percepire, sembrano voler venire incontro, poi però bisogna sedersi a tavolino e parlare con loro. Ma guardate, io sono tra quelli che voglio aspettare prima di parlare, perché io non voglio né approfittare né creare problemi alla società né creare problemi ai giocatori. Stamattina leggevo un'intervista del mio capitano, al quale ho fatto i complimenti perché ancora una volta ha dimostrato di essere una persona con i piedi per terra e ha dimostrato soprattutto di essere attaccato a questa maglia. Io non credo che ci saranno grandi difficoltà a trovare accordi con i giocatori, con i procuratori, con tutti quelli che sono i nostri diciamo interlocutori nel calcio, perché è evidente, lo sanno tutti e sono tutti convinti di questo aspetto, che se noi non riusciamo a salvare il sistema calcio ci saranno tantissimi disoccupati nei prossimi anni. Quindi, siccome ognuno di noi dovrà fare la sua parte per cercare di salvare il sistema, credo che trovare gli accordi nel momento in cui ci sarà la possibilità di dire si riparte bene, ci si siede, secondo me, io per quanto mi riguarda sono molto fiducioso, perché ho a che fare con un gruppo di ragazzi molto responsabili e ho il nucleo storico della mia squadra che tiene a cuore molto le sorti della società. Ecco, mia ultima domanda, quanto è difficile, in caso si riprenda, per una società di Serie B seguire quelli che saranno i protocolli per la sicurezza, perché è evidente che i giocatori dovranno essere sottoposti a tanti esami, magari a tamponi, poi operazioni di sanificazione, non solo dello stadio ma anche degli impianti dove si faranno gli allenamenti. Questi sono ulteriori oneri da sostenere, ripeto, sempre nel caso in cui la stagione possa riprendere. Quanto però sarà difficile diciamo eseguire tutte queste pratiche? Andrea, lo dicevo prima nel precedente intervento, bisognerà capire quello che chiedono e bisognerà capire se sarà possibile farlo, perché ripeto, guardare solo alcuni club che hanno a disposizione impianti importanti che consentono di stare tutti insieme nello stesso posto e avere poche possibilità di avere rapporti con l'esterno, ce ne sono in Italia, forse se andiamo a guardare tutti, forse tra tutte le categorie professionistiche ce ne saranno 15 in tutto, e le altre che faranno? Quindi bisogna ragionare di sistema e bisogna capire che non si può chiedere la luna in un momento come questo a società che in questo momento stanno soffrendo per altro. Quindi bisognerà capire quello che ci chiederanno, se sarà possibile noi faremo di tutto, perché come ho detto prima all'inizio la priorità è l'aspetto della sicurezza, della sanità e soprattutto vedere che c'è tanta gente che ogni giorno fa il proprio lavoro, perché vedete, io non sono uno di quelli che dice abbiamo i medici eroi, no, i medici stanno facendo il proprio lavoro e lo stanno facendo benissimo e quindi vanno ringraziati, ma è il loro lavoro, e quindi vedere tutta questa gente che si impegna giornalmente, gente che ha rimesso la propria vita per salvare gli altri, e noi stiamo pensando a come dobbiamo allenarci, e io credo che sia l'ultimo problema questo. Se ci saranno le condizioni noi saremo pronti, se non ci saranno le condizioni faremo le nostre scelte. Presidente, prima di salutarci e di fare gli auguri ai tifosi del Pescara, ai nostri telespettatori, se malauguratamente non si dovesse riprendere la stagione, cosa accadrà? Verrebbero cristallizzate le classifiche, ma poi per le promozioni e per le retrocessioni cosa accadrebbe?
visto che è una cosa che non è mai successa dal dopoguerra ad oggi? Ma io questo non lo so, perché non sono sicuramente io deputato a prendere queste decisioni, però credo che questa situazione di emergenza, questa situazione di forza maggiore che si è creata, è come se ci fosse una guerra oggi, non l'ha voluta nessuno e non l'ha creata nessuno, quindi anche coloro i quali dicono di fare causa, non so a chi faranno causa, forse al coronavirus, ma sinceramente mi viene un po' da sorridere, perché io non credo ci sia una sola squadra che 2 mesi fa avrebbe voluto fermarsi o avrebbe voluto assistere a una situazione del genere o contare i morti, quindi in queste situazioni bisogna lavorare di sistema. Sicuramente qualcuno può rimanere scontento, qualcuno magari sarà più contento, però in una situazione del genere credo che non ci siano né vinti né vincitori, però ripeto, la nostra idea è quella di continuare in maniera tale da non lasciare strascichi di nessun tipo. Se non dovesse succedere, ci saranno quelli preposti a prendere queste decisioni, e credo che responsabilmente, anche se vogliamo dare veramente un'immagine diversa del calcio e non solamente dei fatti nostri, credo che ognuno dovrebbe essere poi responsabile nel proprio orticello, diciamo. Presidente, siamo a poche ore dalla Pasqua e dunque, anche se in una situazione sicuramente particolare di emergenza, l'augurio è quello di una Pasqua quanto più possibile serena. Ma io ho già avuto modo di fare gli auguri sul nostro sito a tutti, li rifaccio volentieri a tutti quanti, sperando che fra qualche tempo possiamo cominciare veramente a riabbracciarci, a stare insieme, perché questa è la cosa più bella che ci hanno tolto, che purtroppo un nemico invisibile ci ha tolto, e quindi speriamo di poter veramente ricominciare a vivere la nostra vita normalmente. Credo che in questo momento abbiamo capito quanto sia importante anche la cosa più semplice, che oggi tu non puoi fare, quindi immagino che questo periodo avrà insegnato qualcosa anche a chi di queste cose non le ritiene superflue, invece per quanto mi riguarda io le ritengo cose importanti, e quindi mi auguro che tutti quanti noi, dopo questa emergenza, dopo questa brutta situazione, abbiamo imparato qualcosa da questa situazione e ci comporteremo meglio nel futuro. Io spero solo questo, e quindi che chiaramente auguro a tutti quanti di trascorrere una serena Pasqua, sperando di ritornare il prima possibile alla normalità. Grazie davvero di cuore al Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, per aver accolto il nostro invito di intervenire in diretta nel corso del TG6. Da Pescara è tutto, linea a te Andrea.